Il mio saluto a tutti gli italiani. Oggi vorrei rivolgermi alle autorità italiane che sono confrontate a un problema abbastanza grosso, quello dell'immigrazione massiva, degli stranieri e questi ultimi anni dei ivoriani in Italia, sulle coste italiane. Il presidente Laurent Gbagbo, ieri a Yopougon, 31 marzo, ha deciso di celebrare la vittoria nel nostro paese sulla giustizia dei francesi, dei politici francesi in Costa d'Avorio. Perché? Perché lui è stato imprigionato e imprigionando questa persona hanno imprigionato la libertà, la giustizia ivoriana, la libertà dei ivoriani, la democrazia ivoriana. Alors lui, ieri, ha svelato il complotto internazionale contro la sua persona e contro la Costa d'Avorio. Per che motivo si parla di complotto internazionale? Si è trattato di un'elezione, un contenzioso elettorale che opponeva il presidente Laurent Gbagbo all'Alassane Ouattara. Quando c'è un contenzioso a livello elettorale, la soluzione è semplice. Si parla del conteggio dei voti. In questo caso, Sarkozy e Alassane Ouattara hanno preferito usare le armi per mettere in prigione il presidente dichiarato tale dalla Corte Costituzionale del nostro paese. Perché dopo le elezioni, i risultati sono proclamati dalla Corte Costituzionale del nostro paese. E Sarkozy e Alassane Ouattara non hanno voluto accogliere in modo positivo questi risultati e invece di risolvere questo contenzioso attraverso il conteggio piuttosto dei voti, hanno preferito fare la guerra. E l'esercito dell'ONU, delle Nazioni Unite, l'esercito francese e i mercenari di Alassane Ouattara venuti dai paesi stranieri e parliamo qua del Burkina Faso, hanno combattuto i soldati repubblicani ivoriani, hanno ucciso più di 3.000 persone e così hanno messo in prigione il presidente Laurent Gbagbo. L'accusa diceva che lui aveva bombardato i partigiani di Alassane Ouattara, aveva organizzato un complotto contro le persone d'etnia Djula. Allora a questo processo, l'avvocata Agathe Bawa ha preso la parola per indicare che in Africa, in Costa d'Avorio, noi affittiamo le stanze condividendo lo stesso cortile. In francese si parla di cour commune. Allora, se il presidente Laurent Gbagbo avesse voluto uccidere i partigiani di Alassane Ouattara, lui avrebbe anche ucciso i suoi. Perché nello stesso cortile, nelle stesse stanze, vivono le persone di diverse etnie. Djula, Bété, e lui è di etnia Bété. Se lui avesse bombardato queste popolazioni di cui parlava, diciamo, i procuratori della Corte Penale Internazionale, lui avesse anche ucciso i suoi cari. Allora così lui è stato assolto. E quando è stato assolto, è venuto a casa sua e le persone che sono anche ancora partigiani di Alassane Ouattara, le vittime di questa guerra,
hanno richiesto un risarcimento per i danni subiti a livello morale, fisici e tutto. Allora il presidente Laurent Gbagbo ha detto a queste persone di aspettare che la verità sia svelata. La verità si tratta di sapere chi effettivamente ha ucciso Ivoriani, chi ha compiuto un genocidio in questa parte della Costa d'Avorio, l'etnia Uè, dove sono stati uccise piuttosto nello stesso giorno più di 800 persone. Allora in questo caso, scusate, devo fermare. Allora, in questo caso bisognava sapere chi aveva ucciso queste persone della zona geografica, la Costa d'Avorio, Ovest Africa, Ovest piuttosto della Costa d'Avorio, dove vivono le Uè. Finora la Francia, i paesi europei che avevano voluto che lui sia rinchiuso, che avevano voluto che lui fosse rinchiuso piuttosto in questa prigione, non chiedono alla Corte Penale Internazionale di trovare i colpevoli. E finora aspettiamo. E questo presidente che è stato installato di forza dalla Francia, la Francia, dobbiamo ricordare che questa Francia, questo esercito francese, ha bombardato la residenza di un presidente africano che è stato eletto dal suo popolo. Questa festa del 31 marzo dimostra che questo presidente è amato dagli ivoriani. È lui la persona che ha veramente vinto le elezioni di 2010 piuttosto. E la Francia non dice niente. Si permette anche Macron di accusare gli opinionisti ivoriani d'essere piuttosto dei agenti della Russia. La guerra in Ucraina è scoppiata quando? Adesso, praticamente. Ma noi lottiamo per la democrazia ivoriana da 2010-2011. Allora, voi in Italia vi lamentate di questo flusso abbondante dei migranti ivoriani, ma è dovuto a questo dittatore installato dalla Francia. E il giudice che ha assolto il presidente Laurent Gbagbo, perché le accuse non valevano niente, non riposavano su niente, riposavano su nulla, questo giudice, Cuno Tafusser, è italiano. E lui ha tutte le informazioni per chiedere alle autorità italiane, parlo espressamente di Meloni, di agire in Costa d'Avorio a livello diplomatico per evitare questo flusso abbondante di migranti ivoriani. Come? Instaurando la democrazia. Chiedendo a Macron di vietare l'imprigionamento di queste persone che lottano per la democrazia, che esprimono la volontà del popolo. È quello che vogliamo dire oggi, e se avete la possibilità andate a vedere ciò che è successo in Costa d'Avorio questo 31 marzo per capire che questo presidente Laurent Gbagbo lotta per la democrazia e è amato dal popolo. Allora Cuno Tafusser, che è giudice, che ha giudicato questo caso, sa bene ciò che fa la Francia in Africa. Sa bene che l'esercito francese
ha bombardato, ha ucciso con i carri armati ivoriani. Per che motivo? Per solo i loro interessi, violando la Costituzione del suo paese, imponendo alla Costa d'Avorio e al popolo ivoriano un presidente che loro non hanno scelto. Allora, se vogliamo andare al di sopra, se dobbiamo evitare l'ipocrisia a livello politico, dobbiamo parlare francamente e cercare già, al di là della Tunisia, di cui si parla un po' adesso, l'immigrazione in provenienza della Tunisia, possiamo risolvere questo problema, l'immigrazione in provenienza della Costa d'Avorio, instaurando semplicemente la democrazia, chiedendo alla Corte Penale Internazionale di trovare i veri colpevoli di queste migliaia di persone che sono state uccise in Costa d'Avorio. Ecco il messaggio che ho tenuto oggi a rivolgere al nostro primo ministro Meloni, al primo ministro Meloni, a tutti gli europei che vogliono risolvere veramente il problema dell'immigrazione in Africa, sino dall'Africa. Grazie.